One step beyond. Bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino che oggi inizia dedicandosi ai sentieri delle nostre montagne. Vi proponiamo infatti la nostra rubrica In cammino nei parchi dell'Emilia Centrale dedicandoci alla Via Romea. Partiremo infatti da Casona di Marano. Comincia così questa nuova puntata dedicata alle vie storiche sul nostro Appennino. La rubrica è nuova e si chiama In cammino nei parchi dell'Emilia Centrale. Nella prima puntata avevamo visto la via Bibulca, invece in questa vedremo la via Romea Nonantolana. I dettagli nella scheda. Itinerario. Via Romea Nonantolana, tratto della terza tappa. Si parte da Ponte Casona, si arriva a Castellino delle Formiche. Tempo di percorrenza 3 ore. Dislivello in salita 559 metri, in discesa 238 metri. Lunghezza del percorso 10 km e 3. Difficoltà escursionistico facile. Ed ecco che siamo riusciti ad incontrare un pellegrino. Che cosa ci fa qui sulla via Nonantolana Romea? Io sono Gianni Genzale e mi sono fissato questa idea di effettuare questo percorso. Sono partito da Nonantola 3 giorni fa e la mia intenzione, se riesco, di voler arrivare a Roma, visto che ricorre l'anno del Giubileo. Ma sa qualche cosa, sa dirci qualche cosa sulla via Romea Nonantolana, un po' di storia, visto che si tratta comunque di una via storica? Certo che è una via storica. La storia inizia circa nell'anno 750, nel VII secolo, quando re Astolfo, re dei Longobardi, decise di creare una viabilità in questo territorio per collegare appunto il nord con il sud. E proprio in questo caso regalò al cognato Anselmo alcuni possedimenti che si trovavano attorno a Fanano, Sestola, per poter poi a sua volta creare una viabilità adatta per pellegrini, per viandanti, per commercianti e perché no, per motivi bellici, per portarsi verso Roma. Qua in particolare in che tappa? Siamo in una tappa? Adesso io sto facendo la terza tappa, ho iniziato questa mattina, visto che c'è molto caldo, sono partito presto da Spilamberto e mia intenzione è di arrivare a passare per la Pieve di Trebbio, una chiesa romanica molto interessante, e arrivare a Gainazzo dove faccio il pernottamento a Gainazzo. Gianni, noi ti abbiamo incontrato per caso, però poi abbiamo deciso di seguirti perché ti stai rivelando una guida inestimabile. Senti, adesso vedo che qua ci sono dei cartelli, esattamente tu che conosci bene il percorso, dove siamo arrivati? Allora, qui adesso ci troviamo in un'area protetta che fa parte dell'area numero 3 dei parchi Emilia Centrale. Ci troviamo in un parco regionale, il Parco dei Sassi di Rocca Malatina, che insieme al Parco regionale del Frignano compongono quest'area appunto del territorio modenese. E in questo punto stiamo seguendo l'itinerario numero 1 del parco, l'itinerario numero 1 che inizia qui a Casona e finisce a Montalbano. Ecco, qui si vedono bene anche le tabelle che indicano i percorsi dell'itinerario ed è possibile seguire appunto l'itinerario numero 1 che qua si stacca in due parti, perché se uno vuole, seguendo sempre questa vecchia strada chiamata appunto strada vecchia Fondovalle, uno in bicicletta si può fare anche a cavallo, si può proseguire su questa strada che porta sempre su verso la Pieve, mentre invece chi vuole proseguire il percorso a piedi lo può fare seguendo l'itinerario che porta invece verso il Rio Frascara. Il Rio Frascara che io considero uno degli itinerari più suggestivi, uno dei punti più suggestivi che si trovano nel Parco dei Sassi di Rocca Malatina, un itinerario che è stato modificato facendoci anche dei ponticelli per permettere il passaggio anche a famigliole con dei bambini e vivere veramente quello che è la natura del nostro Appennino.
Qui vediamo la segnaletica. Visto che l'itinerario la via Romeno-Nantolana segue dei percorsi già esistenti con una sua numerazione, l'importante è che si segui il logo. Il logo è che è questo, via Romeno-Nantolana, che noi troviamo lungo il percorso fino ad arrivare appunto su al passo della Calanca oppure al passo dei Tre Termini. Come ti è sembrato questo itinerario che abbiamo fatto, questo tratto della via Romeno-Nantolana? Devo dire molto suggestivo, poi sai, io amo i percorsi nella natura, quindi praticamente mi sono sentita a casa. Allora provo a immaginare un po' qui, visto che io faccio educazione ambientale ai ragazzi, e quando porto i bambini a scuola elementare su questo percorso, qui veramente gli faccio vivere un attimino e gli faccio sentire il suono del silenzio. Cosa vuol dire ascoltare? Le piante che parlano. Attraverso il movimento delle foglie, attraverso la parte più suggestiva, a parte i ponticelli, no? È proprio l'ambiente che crea un qualcosa che difficilmente riusciamo a sentire vivendo nei centri urbani. Guarda che bellezza, siamo arrivati alla Pieve di Trebbio. Questa è una bellissima testimonianza del romanico, una chiesa romanica in stile romanico che possiamo vedere appunto nel nostro territorio. È meravigliosa. Penso un po', raccontare la storia di questa chiesa è una storia ormai, si può dire, di 1000 anni. Le prime testimonianze risalgono appunto all'anno, attorno all'anno 1000, il 996. Non è che queste date non sono date ufficiali, sono gli storici che fanno i loro studi e che dalle testimonianze, dai reperti che ci sono, dicono che la prima cripta, perché sotto l'altare c'è una cripta, risale appunto in quel periodo. E in realtà è stato trovato un sasso con un'epigrafe sopra, con una data, 1048, c'è chi dice appunto che risale al 1048, però visto che era un numero romano, dalla L alla C come numero romano non si riusciva a capire molto bene, c'è chi dice che fosse del 1158 come data, ma in realtà le prime testimonianze vere e proprie risalgono al 1163. Si dice anche che sia stata eretta per volontà di Matilde di Canossa, però nel 1058 Matilde di Canossa aveva solo 12 anni perché è nata nel 1046, pertanto non so se aveva già questa facoltà di poter decidere di reggere una chiesa. E, però riporta, è stata restaurata più volte, l'ultimo restauro è stato effettuato agli inizi del 1900 da Don Manzini, questo prete appunto che ha cercato di mantenere l'architettura appunto romanica, questa forma a capanne con diciamo queste bifore che si vedono nella parte alta, le monofore che si possono vedere nella parte bassa. E la pieve alla sua importanza era quella che qui c'era appunto il fonte battesimale, vediamo quella forma, quella costruzione a forma ottagonale dove le 19 oratori che erano distribuiti nel territorio del parco o anche fuori parco, alcuni, e quando dovevano battezzare i bambini venivano battezzati appunto in questa fonte battesimale. Gianni, c'è questa brezza che ci accompagna fortunatamente, devo dire che però il paesaggio merita assolutamente la fatica. Certo, oggi è una giornata meravigliosa sotto qualsiasi punto di vista perché ci permette di camminare, una bella giornata con questa brezza ti aiuta anche a avere più energia nel movimento delle gambe, passo dopo passo ti rendi conto del mondo che ci circonda. Siamo arrivati, abbiamo fatto dal centro parco, dalla Pieve, abbiamo fatto via del Partigiano, siamo passati per Rocca di Sotto e adesso siamo arrivati a Rocca di Sopra, dove qui c'è il centro visitatori, questo piccolo borgo, appunto Rocca di Sopra, dove c'è la chiesetta dedicata alla Madonna dei Sassi. E qui, dietro la chiesa, qui c'era un piccolo appartamentino, si può dire, che fino a poco tempo fa ci viveva una vecchietta. Ma si dice che questo locale venisse dato
in uso ai pellegrini che passavano appunto per Rocca di Sopra e qui ci fermavano a dormire. Una bellissima testimonianza di una formella in arenaria che è stata trovata qui proprio dietro la chiesa, che è stata restaurata. Da qui si può capire quando un popolo di analfabeti che non sapevano né leggere né scrivere, attraverso i simboli, cosa hanno creato. Dall'immagine, da sinistra verso destra, abbiamo il simbolo dell'ulivo, un indice alzato verso il cielo, il melograno, andate in pace, l'ulivo, che Dio vi accompagni e vi auguro tanta prosperità. Il melograno, questo penso che sia un bel pensiero che viene rivolto appunto alle persone che passano qui per Rocca di Sopra, che si avventurano verso l'Alto Appennino e verso la Toscana. Gianni, il paesaggio è cambiato. Qua addirittura siamo in un borgo, mi pare di capire. Sì, un piccolo borgo medievale in cui vediamo la torre di quello che c'è rimasto appunto di questo castrum, di questo castello appunto che era castellino delle formiche, Castrum Formidinis, che sta a indicare appunto una zona incolta, una zona dove è difficile arrivarci. Pertanto adesso, ripeto, non è che ci sia rimasto molto, però qualche testimonianza c'è. La torre, se poi ci giriamo mentre saliamo, c'è quell'arco tutto sesto che rappresenta la vecchia chiesa di Santo, dedicata a Santo Stefano, che era proprio all'interno del castello. Poi dopo è stata rifatta la facciata e rivolta verso ovest, che è la nuova entrata appunto della chiesa. Senti, lungo il percorso sei stato ricco di aneddoti, di informazioni, sia culturali che invece naturalistiche. Io ho cominciato a domandarmi, ma tu nella vita che cosa fai? Io faccio la guida, il mio lavoro è questo. Io nella mia vita ho lasciato il mio lavoro, che era tutt'altro lavoro, per dedicarmi esclusivamente a fare educazione all'ambiente. Noi viviamo su questo pianeta e non ce ne accorgiamo che stiamo uno spazio di tempo piccolissimo e non conosciamo minimamente quello che il pianeta ci offre. Noi abbiamo bisogno di vivere in equilibrio con questo ambiente, con questo pianeta che ci ospita. E tantissime volte parliamo, però non ci dedichiamo veramente a quello che noi dobbiamo fare, la difesa dell'ambiente che ci ospita per un lasso di tempo. Hai un'associazione, un'attività con un nome che magari chi è interessato può cercare e contattarti? La mia associazione si chiama Ecomontagne. Ecomontagne si rivolge sia a un popolo adulto che a ragazzi della scuola superiore, scuole medie e perfino i bambini della scuola d'infanzia, che è un itinerario chiamato la Montagna Incantata, dove i bambini della scuola d'infanzia li porto in questa montagna, in questo luogo, in questo bosco fantastico, dove lì hanno la possibilità di vedere creature che solitamente non li vediamo né in televisione, però esistono, perché la testimonianza dicono che c'è la possibilità di vederli con un po' di senso che ci porta appunto ad apprezzare sempre l'ambiente che ci circonda. Gianni, io ti ringrazio di averci accompagnato lungo questo sentiero, di averci mostrato tutte queste meraviglie che io non conoscevo e spero che a casa non conoscessero altrettanto, così potranno venire a vederle di persona. Questo, lo ricordiamo, è stata una puntata dedicata a una via storica in particolare, si chiude qui, però la rubrica dedicata a questi sentieri in cammino nei parchi dell'Emilia Centrale continua di settimana in settimana, quindi appuntamento alla prossima puntata per scoprire dove andremo. Adesso ci dedichiamo al godersi le vacanze in montagna, perché tante sono le opportunità che ci offre il nostro Appennino e una di queste si trova a Montecreto, al camping Parco dei Castagni. Nato e costruito ascoltando il profumo del verde, il sapore del legno e il respiro del vento, un'oasi felice a pochi passi da tutto ciò di cui c'è bisogno per trascorrere una vacanza all'insegna del divertimento, del relax e al fresco delle nostre montagne. Stiamo parlando del campeggio Parco dei Castagni a Montecreto, che vive in un'atmosfera da piccolo mondo antico nel rigoroso rispetto della generosa natura in cui è adagiato. Siamo di fronte alla seggiovia che parte, che raggiunge gli impianti del Cimone. Si è praticamente 300 metri a piedi, con gli sci in spalla si raggiunge la seggiovia e dopo c'è il collegamento per arrivare proprio sul Cimone, Passo del Lupo, eccetera. Ecco, quindi torniamo a quel che il campeggio offre al turista. Siamo naturalmente in estate, vedremo quindi tutto il verde che circonda il campeggio in questo parco di castagni secolari.
Infatti il campeggio è stato costruito proprio entrando dentro, ascoltando il profumo del verde e considerando questi castagni secolari in rispetto della loro esigenze più che altro. Infatti ogni piazzola è diversa dall'altra perché abbiamo voluto salvaguardare questo respiro delle piante. Eccoci qua, parlavamo delle piazzole di sosta, qua ne abbiamo alcune alle nostre spalle, ogni piazzola recintata da una siepe, insomma ogni camper ha il suo spazio e la sua privacy. Questo l'abbiamo pensato perché così si deve come sentire a casa loro col proprio giardino, essendo circondati sia per la privacy nei confronti di altre persone, così uno si sente molto più libero. E questo naturalmente serve per rendere più rilassati nel loro mondo, nel loro giardino, come se fossero nella loro casa. Ecco, guardando i camper, tra l'altro abbiamo notato diverse targhe straniere, sono molti gli stranieri che vengono qui. Sì, per il semplice motivo che fortunatamente siamo sui primi posti e come campeggio consigliato nella guida tedesca e olandese. E qua ci siamo trasferiti nella zona bungalow, quindi diverse opportunità da cogliere qui al camping. Abbiamo visto la piazzola per le roulotte, qui invece una, diciamo così, sistemazione un po' più comoda, un po' più alberghiera. Sì, infatti pensando che a Montecreto purtroppo mancano gli alberghi, abbiamo cercato di portare sempre più gente e per far valorizzare anche quella che è la nostra zona e fare il discorso proprio alberghiero, tipo alberghiero con biancheria, tutto set da bagno, tutte queste cose qua, così si può fare anche la vacanza di un giorno, di una settimana, di un mese, di due, cioè si può tranquillamente fare la vacanza come uno preferisce. Un campeggio che innova l'idea stessa di campeggio, la apre a una mentalità diciamo così europea, più ampia rispetto al confine italiano. Tanto è vero che gli animali sono i benvenuti, tanto è vero che c'è spazio per le bici, per le roulotte, per le tende, per le comodità alberghiere, insomma a 360 gradi la vacanza a Montecreto. Sì, perché dobbiamo sempre guardare avanti cercando di soddisfare sempre di più quelle che sono le esigenze di tutti. Tant'è vero che anche il paese ha fatto il Funky Day, che il Funky Day è una gara nazionale. La seggiovia d'estate viene aperta per le bici, abbiamo dei percorsi bellissimi, e gli animali sono i benvenuti perché tenuti al guinzaglio naturalmente, perché naturalmente fa parte sempre di più integrante della famiglia attuale. E abbiamo visto anche la zona bagni con tante piccole accortezze che uno non si aspetta di trovare ma che sicuramente prova piacere quando le trova. Allora, io parto dal presupposto che quando un cliente viene deve trovarsi meglio che a casa loro. Partendo da questo presupposto, non dico che si debba trovare come in una spa, assolutamente, perché fa sempre parte del campeggio, ma che abbia le comodità che possono dare tantissime strutture. Mentre le immagini inquadrano il bellissimo centro storico visto da lontano, contestualizziamo il campeggio perché poi non è tantissimo lontano dal centro storico, anzi a pochi passi. Sì, noi siamo praticamente tra il centro storico del paese di Montecreto e la seggiovia, cioè siamo in mezzo e attaccati praticamente, sicché uno arriva e c'ha tutti i servizi che ci sono in un paese. Adesso abbiamo sentito il parere della titolare, sentiamo il parere anche di un ospite. Lei fa campeggio da sempre, è qui a Montecreto da 4-5 anni, come si trova? Molto bene, perché il campeggio, dico la verità, a mio giudizio è uno dei meglio dell'Appennino. Ne ho provati tanti dei campeggi. Questo è un campeggio veramente a 4-5 stelle. E qui siamo all'interno di una particolarità, anche perché insomma chi viene in montagna, soprattutto nel modenese, ama mangiare e qui trova un ristorante più che mai pronto a fargli, diciamo così, riempire la pancia.
Abbiamo uno chef pugliese che è molto bravo sia per i menù di terra che i menù di mare. Essendo pugliese naturalmente loro usano molto olio extravergine e pesce, praticamente non lo lavorano tanto e lui è molto bravo. Anche questa è stata una scommessa perché naturalmente il pesce in montagna è una scommessa, sembra che sia una scommessa vincente. Tra l'altro è un ristorante che non è aperto solamente a chi usufruisce del campeggio, ma è aperto a chiunque abbia voglia di mangiare bene. È aperto a chiunque abbia voglia di mangiare il pesce, oppure menù di terra, porcini, tartufo, qualsiasi cosa. Infatti stasera ci sarà una cena di beneficenza a favore dell'AVAP di Montecreto e di Sestola, e che naturalmente tutto il guadagno sarà devoluto a questa associazione di volontariato. Oh, eccola qui, la piscina. Abbiamo parlato di questa cena benefica, di questo evento particolare a bordo piscina, una piscina agghindata a festa con tanto di luci e di galleggianti illuminati, insomma un modo bello per far festa in una sera d'estate. E un dare un benvenuto a tutte le gente che partecipano anche per una cosa particolare e sicuramente sentita. Questa piscina è a servizio del camping. A servizio solo esclusivamente del camping. Ed è una piscina che immagino soprattutto i più giovani apprezzeranno davvero tanto. Sicuramente sì, anche poi perché arrivano con la famiglia, si dimenticano di avere i bambini, perché è tutto circondato, è tutto curato e naturalmente custodito. Una serata, tornando all'evento di questa sera, che nei primi di agosto verrà anche ripetuto. Sì, il 10 agosto ci sarà una cena alla carta con musica. Noi per oggi dobbiamo salutarci e anche se abbiamo appena parlato di vacanze, quello che non va mai in vacanza è il bisogno di sangue. L'AVIS provinciale ricorda che anche in estate c'è bisogno di sangue, quindi raccomanda a tutti i donatori di effettuare la propria donazione prima di partire. Basta rivolgersi alle proprie sedi comunali, che sono sempre aperte, o informarsi sul sito www.modena.avisemiliaromagna.it. È importante per poter far fronte anche in questi mesi al bisogno di sangue, perché il bisogno di sangue non va in vacanza. Per oggi è davvero tutto. Se volete rivedere le puntate potete farlo sul nostro sito appenninonews.it. Per contattarci invece potete farlo su Facebook, sulla nostra pagina Estate in Appennino. L'appuntamento con una nuova puntata è a domani.